Ciao Fede! Ciao! Come va? Cosa stai lavorando? Tutto bene, sto lavorando al secondo disco e si può vedere anche dai miei social. Sì? Sei sempre in studio? Sì, e dalle mie facce. Liberatela, pagate il riscatto. No, vabbè, ci sto bene in studio. Piuttosto che stare a casa e non far niente, preferisco stare in studio a lavorare. Ok. E forse ci stiamo dando giù un po' troppo di brutto, però serve a costruire un disco omogeneo, secondo me. Ok, cosa dobbiamo aspettarci da questo album? In cosa, diciamo, sarà differente poi dal tuo primo lavoro, che comunque era molto legato anche alla tua esperienza nel talent, sì, diciamo? Sì. Secondo me nel nuovo disco sicuramente potremmo trovare una crescita non solo artistica, musicale, ma anche nel modo in cui io racconto le cose. E poi ci darà una differenza anche a livello di sound. Stiamo sperimentando delle cose nuove e quindi sono positiva, speriamo che piaccia comunque al pubblico. Ok, cosa dobbiamo aspettarci quindi da questo, diciamo, 2018 che sta quasi arrivando, perché sei impegnatissima, a parte che spero di vederti in tour in tutta Italia oltre alle due date. Allora, sicuramente l'uscita del secondo disco nel 2018, che diciamo che dipenderà un po' dalla mia partecipazione a Sanremo o meno, quindi dobbiamo vedere un po' come si svolgerà inizio del 2018, poi nel corso dell'anno mi auguro anch'io di fare un tour in tutta Italia, di presentare il disco e di incontrare più persone possibili. Ok, ti avrei voluto fare una domanda su Sanremo, ma più o meno me l'hai detto. Immagino sia un po' il sogno. Esatto, sì. Va bene. E niente, va bene. Io aspetto di sentire allora soprattutto il nuovo singolo e questo nuovo sound, anche perché tu sei molto legata a un tipo di sound, soprattutto nel primo EP. Quindi sono curiosa. Cosa stai ascoltando che ti sta magari portando verso nuove sonorità? Diciamo che la musica di adesso è nuova. Ok. Qualsiasi cosa ascolti che esce ultimamente è tutto nuovo per me, anche perché sono molto classica nella mia conformazione. Poi vabbè, io sto ascoltando tantissimo l'ultimo disco di Alicia Keys e mi piacerebbe tantissimo aggiungere alcune sonorità che sono moderne allo stesso tempo d'effetto, quindi vediamo un po', devo un po' combattere perché Alicia Keys è... tendo poi magari a copiarla troppo, va bene. Però vabbè, questo. Va bene, grazie mille. Grazie a te. Ciao.